con l'associazione Searte, la presidente in questo caso è Daniela Antonello. Allora, innanzitutto, di che associazione si tratta? Perché non è soltanto pittura o scultura. No, è un'associazione, intanto è un'associazione di promozione sociale e culturale, quindi oltre a fare pittura, silografia, serigrafia, anche gli antichi mestieri noi trattiamo, facciamo anche corti, facciamo corsi di tutti i tipi, anche di cinema per esempio, o di corti d'animazione, e siamo un'associazione che cura un po' tutti gli aspetti dell'arte proprio ad ampio raggio, quindi anche scultura e anche installazioni, e noi cerchiamo di organizziamo tantissime mostre, perché abbiamo chiesto di tenere aperta la porta San Giovanni, che è una porta di Padova importante, una porta del Cinquecento del Falconetto, e abbiamo cercato di dare spazio quindi a tutti gli artisti, anche non solo padovani ma anche giovani, in modo che così possano esporre e possano presentarsi al pubblico. Ecco, quanti sono gli associati? Allora, abbiamo una settantina di associati, ma internazionale. Abbiamo associati che vengono da tutte le parti, anche tedeschi, anche sloveni, anche polacchi, insomma abbiamo soci che vengono un po' da tutta Europa, ecco, anche iraniani e anche siriani. Abbiamo Ibrahim che ha fatto con noi ed è siriano. Ecco, sappiamo che molti sono docenti universitari, sappiamo che molti sono architetto, ecco, anche lei però dipinge, e quindi non a caso ci siamo messi qui, perché sono due sue opere di grande impatto visivo e anche grande impatto emotivo. Ce lo vuol descrivere? Sì, questa è un'opera che ho fatto rappresentando le piazze di Padova. Quindi c'è il Prato della Valle, e quindi ci sono alcune piazze che ho caratterizzato con dei colori, dove io sento questi colori e quindi le ho caratterizzate così. Queste sono le statue del Prato, e nell'insieme, insomma, era una rappresentazione un po' di Padova, che poi anche in quello, come può vedere, è ripreso il discorso sempre addirittura del Prato della Valle con le statue. Questo invece è Narciso e rappresenta un po' una persona che si riflette nell'opera, quindi è una rappresentazione appunto del riflesso, diciamo. Comunque io uso sempre colori molto forti, infatti sono il titolo di questa mostra che poi ho anche fatto, e si chiamava Contrasti complementari, perché proprio io uso tantissimo la contrapposizione dei colori primari o dei colori secondari. Mi piace il contrasto, non sono una persona tranquilla, faccio tantissime cose, sono sempre in movimento e molta energia, e i contrasti mi danno questa energia, quindi insomma. Ecco, e in futuro che cosa le piacerebbe fare, che magari non ha ancora fatto? Beh, io faccio anche silografia, che è questa tecnica, quell'altra opera che potrete vedere, è un'antica tecnica, antichi mestieri, noi li recuperiamo, facciamo silografia, serigrafia, che è un'incisione su legno che viene poi passata sui torchi che abbiamo in sede. Noi abbiamo una sede nella nostra associazione in cui possiamo lavorare, facciamo dei corsi di tutti i tipi. Il nostro maestro Andreas Kramer, che viene da Berlino appositamente per fare questi corsi, quindi insomma sono anche maestri di alto livello. Poi nella nostra sede viene anche Bruno Gorlato, e quindi alcuni hanno questi richiami, questi echi del maestro. Naturalmente è sempre così, no? Chi ha un maestro poi si spera sempre che diventi migliore del maestro, ma c'ha sempre questi echi dentro del maestro iniziale, insomma, ecco. Ecco, parliamo un po' anche di questo concorso, però, dal titolo Copertine da studio. Di cosa si tratta? Sì, si tratta di un concorso che noi lanciamo, perché facciamo sempre delle mostre, no, per lanciare anche giovani, e questo è un concorso che abbiamo fatto col patrocinio dell'Università di Padova, e è rivolto a tutti i giovani e a tutti gli studenti e a tutti anche i professori e anche personale dell'università. Ci sono tanti artisti in questo ambito, e devono presentare non solo un'opera, ci devono dare un'opera, ma anche una copertina in cui
loro devono interpretare la loro disciplina da un punto di vista creativo, quindi ci devono mandare, a seconda di cosa studiano, se sono ingegneri per esempio, un lavoro che riguarda la disciplina di studio, e vediamo come loro interpretano a livello creativo questa disciplina di studio. E quindi era per questo che c'è il progetto, devono mandarci anche la copertina di questo studio, di questo progetto che loro hanno fatto. L'artista Francesco Manlio Lodigiani attira la nostra attenzione. Perché? Perché la tecnica è la tecnica avvetrata. Innanzitutto, allora, ci piace questa tecnica, ma ci piace anche questo modo di esprimerla, che non è soltanto figurativo ma è anche astratto. Ecco, da dove nasce quest'arte?